Il panel appena concluso si è parlato molto dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, di come le aziende si stanno orientando a perseguire questi obiettivi. Quindi quali sono i progressi che stanno facendo? Come possono essere aiutate in questo percorso? Allora, noi abbiamo presentato all'interno del panel oggi i risultati della nostra ricerca, che è il Global Opportunity Report, condotta proprio in partnership con il Global Compact. Direi, replicando un po', no, anche i messaggi chiave del report, è che le aziende stanno progredendo su una serie di, diciamo, goal. Primi fra tutti quello che riguarda l'health, l'education, la water, la sanitation, seguito anche al tema della lotta alla povertà, chiaramente con indici diversi a seconda dei 5 continenti. Se dovessi riassumere in poche parole quali sono invece le aree, i goal su cui in assoluto il progresso non si sta raggiungendo, sono tendenzialmente due: quello dell'uguaglianza sociale, e questo vale sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo. Devo dire che è un dato, dal punto di vista mio, veramente molto, molto significativo. E quello del cambiamento climatico, che il report definisce uno showstopper, cioè l'azione immediata, l'intervento sul cambiamento climatico, inevitabilmente influenzerà il raggiungimento di tutti gli altri goal. Dal punto di vista di come le aziende possono essere aiutate e supportate, sicuramente lavorare insieme è il messaggio chiave assolutamente del report, e credo che sia emerso anche nella tavola rotonda. La Partnership for the Goals, che poi è l'obiettivo 17, è quello più trasversale, più importante. È anche emerso che ormai agire sta diventando sempre più economicamente conveniente, e poi c'è anche l'argomento legato ai costi legati proprio all'inazione. Assolutamente sì, sempre insieme al Global Compact abbiamo pubblicato i dati che si riferiscono a quanti sono, diciamo, a quant'è la capacità economica che potrebbe essere liberata a livello mondiale, quindi a livello di sistema, dalle aziende nel momento in cui si mettessero seriamente a lavorare insieme sugli SDGs. Si parla di 12,1 trilioni di dollari americani, cioè parliamo di un capitale potentissimo, e credo che parlare anche di dati economici, chiaramente, poi nella report trovate anche i dati spacchettati per il settore energia, per il settore food and beverage, sia importante proprio per far capire che non parliamo di filosofia, parliamo di effettivamente capacità di intercettare attraverso innovazioni e soluzioni scalabili, quelli che sono i trend di un cambiamento, e quindi modificare il proprio business model in modo quasi darwiniano, direi, per sopravvivere. Quindi è vero, ma c'è anche un costo della non azione. Questo emerge in maniera molto chiara nel Global Opportunity Report, per cui i benefici sono sicuramente superiori ai costi.